Buonasera, ben ritrovati con Supergol, appuntamento numero 56 di una interminabile stagione televisiva. Ho sicuramente due utenti in più questa sera, che sono Tonino Valbruni e Andrea Malatesta. Questa scenografia è completamente diversa stasera per quanto riguarda il parterre degli ospiti, perché godono anche loro delle ferie di agosto e quindi saranno spettatori e basta. Saranno protagonisti della trasmissione invece, alla mia sinistra, il presidente del club Spartaco Piotto, Francesco Recinelli. Grazie Francesco per aver accettato il nostro invito. Alla mia destra il presidente del club biancorosso, Giuseppe Bracalenti. Grazie presidente, grazie. E poi non poteva mancare un tifoso che impersonifica tanti tifosi per l'affetto che nutre nei riguardi del Teramo Calcio, Alfredo Napolitano. Buonasera, buonasera. Ciao Alfredo, grazie per essere con noi. L'avevo scritto, se potessi farei parlare tutti i tifosi del Teramo in un momento, definiamolo, essere particolare. Il fine di Supergol di stasera non è dissimile dal fine che ci eravamo dati 7 giorni fa, quando abbiamo anche noi fatto dell'autocritica e ci siamo chiesti quanti siano stati i nostri errori nell'arco di un campionato, col fine di porgere una mano al Teramo Calcio, mettere da parte tutto ciò che non è andato e guardare al futuro con ritrovato entusiasmo e rinnovata fiducia. Stasera bissiamo, in un momento particolarmente difficile, per una trasmissione non facile, bissiamo quelle volontà, perché noi ci crediamo, lo abbiamo scritto. Crederci non vuol dire non credere in quello che Iachini ha detto, crederci vuol dire che ci rifiutiamo di pensare di non avere la squadra in Serie C dopodomani. Noi siamo fermamente convinti, perlomeno il pensiero di Supergol è questo, che il presidente Franco Iachini, che abbiamo provato a contattare senza riuscirci, abbiamo provato a farlo con il direttore generale passando per l'addetto stampa e non ci siamo riusciti neanche in questa circostanza, però insomma il nostro fine è credere che Iachini alla fine iscriverà il Teramo in Serie C, ci compete. Partiamo con un'intervista però in questo numero di Supergol, perché Elso Simone Serpentini credo sia al di sopra delle parti. Il maestro di noi tutti, scrittore, teramano vero, che ha le idee chiare su questa situazione. E vi prego di seguirla questa intervista, perché parte da un assunto che sembrerebbe essere lontano nei tempi, ma che in realtà è di strettissima attualità. Ascoltiamolo. La trasmissione di questa sera di Supergol parte da un antefatto, insomma, un antefatto che vede un pensionato seduto su una panchina, che poi sia un pensionato noto in città, che sia il maestro di tutti noi, questo è anche vero, no? Il professor Elso Simone Serpentini, al quale ho chiesto un'intervista per ascoltare il suo punto di vista sulle vicende che si stanno succedendo in città. Perché al campo della fiera, però, ci sono più di un motivo da dover esporre per dire perché qui, perché su questa panchina, perché con questo sfondo? Beh, su questa panchina perché sono un pensionato, quindi i pensionati stanno in panchina e io sto nel posto dove mi è stato consigliato di stare, cioè in panchina. E poi questo posto, perché questo posto è un posto che significa molto nella storia del calcio teramano, perché uno dei tre posti dove si è praticato a lungo la scuola calcio. I Tigli, Piazzale di Madonna delle Grazie, dove si era giocata la prima partita quando era Piazza d'Armi, e Campo della Fiera. Erano tre scuole calcio. Qua sono nati giocatori che hanno fatto in parte la storia del Teramo. Non qui dove stiamo adesso, ma alle nostre spalle, dove adesso non c'è più quel che c'era, il mercato coperto all'ingrosso, c'era un campo sportivo, arrangiato alla meglio, il Sassi, no? E dove io da ragazzo, quando venni a Teramo, avevo 12-13 anni, giocavo in porta, tra i porti.
molto apprezzato perché avevo il coraggio di buttarmi tra i sassi, cose che pochi facevano. E quando cominciai a tirare i primi calci, a parare i primi palloni, sentivo parlare di un giovane che aveva qualche anno più di noi, ma che aveva lasciato un ricordo fortissimo qua, perché a 17 anni aveva cominciato a giocare qui, ma era arrivato a giocare nel Teramo. Ed era Guido Valloni, che abitava a 10 metri da casa mia e ogni tanto tornava glorificato da noi e si divertiva a giocherellare con noi, ma insomma ci sdegnava un po'. Così come noi sdegnavamo un giovane di 8, 9, un ragazzo di 8, 9, 10 anni che cominciava a voler giocare insieme con noi, noi non lo facevamo Era giocare mai piccolo. perché era troppo piccolo, sai, i grandi, noi eravamo grandi. Però poi quando arrivò a 10, 11 anni, 12 anni ci sapeva fare così bene che non ce la sentimmo di Era passare. Ed era Aldo Palandrani, che abitava compianto lì Aldo. a 200 metri da qua. Qua nello stesso posto c'era su quella salita a 50 metri da qua un giovane che non veniva mai a giocare dalla nostra generazione, o quasi, un po' più piccolo per la verità della mia, che a giocare a pallone non ci veniva mai, però ogni volta che passavi davanti a casa sua sentivi uno strimpellare di chitarra e si chiamava Ivan Ivan Graziani. Graziani. Ora ditemi voi se questo posto, il campo della fiera, non è un luogo deputato per raccontare qualche pagina della storia del calcio. Non ti dico poi cosa succedeva quando c'era il derby campo della fiera e campo Santo Vecchio, perché era un derby molto acceso, ci siamo rimazzate. E cominciò a mettersi in mostra un giovane giocatore, un motorino, che quando stava qua dominava, era il più bravo di tutti, imbattibile nello stretto. Poi quando giocò nel campo sportivo comunale, il fisico Arrancò un po'. arrancò un po' perché sugli Ed era spazi ed era Diego Ioannone, ha detto l'ho fatto, l'offerta. l'ho fatto. Ecco, ti ho raccontato dove stiamo e con chi stiamo. Stai con un pensionato in una vecchia scuola calcio. Del calcio della È mano. uno di quelli che oggi si interfaccia male con il calcio moderno? Beh, sì, veramente non mi riconosco in questo tipo di calcio che c'è stato fino a poco tempo fa e che soprattutto c'è adesso. Perché non ti nascondere, sei venuto a chiedermi notizie, giudizi, commenti su quello che sta diventando Certo. il calcio a Teramo, e sta diventando una cosa che non mi piace. Io sto per raccontare nel terzo volume del Calcio Teramano le vicende della Teramo calcistica e fino a poco tempo fa ho sentito molta passione nei tifosi, però in quest'ultimo anno sono successe tante di quelle cose che non mi sono piaciute. Tipo. Ma l'elenco sarebbe infinito, un disamore nei confronti dei colori sociali, un disamore nei confronti della stampa cittadina, un disamore nei confronti della teramanità, un disamore nei confronti dell'idea del Museo del Calcio Teramano, un disamore per quei reperti che sono stati praticamente buttati in uno scantinato, in una espressione, del calcio gestionale, di tipo gestionale, che non corrisponde all'idea che ho e che abbiamo forse molti tifosi del Calcio Teramano. Degli annunci cervellotici, deliranti, mi scrivo, non mi scrivo, cioè delle cose terribili, vicende degne di un film di Totò, di Peppino, non lo so. Non credi che manchi l'elemento? Ecco, noi siamo partiti ricordando Vallone, ricordando Ioannoni, ricordando il calcio che è stato, no? Per dire però che il calcio a Teramo c'è sempre stato e risale a chissà quanto tempo fa. C'era però la passione, non c'erano gli interessi, non c'erano elementi che imponessero quasi di leggerlo in maniera diversa oggi. Noi ne soffriremo sempre, però c'è anche chi lo legge in maniera diversa. La storia aiuta a capire molto e anche la storia del calcio aiuta a capire molto perché il calcio dei vari sport è quello maggiormente legato alla società e alla cultura del proprio tempo. La cosa che mi ha fa stupito di più, per esempio, è questo richiamo che è stato fatto al territorio, l'ultimo alibi di qualcuno che non si sa che cosa stia combinando. Prima, se non mi date lo stadio, non costruisco la No, squadra. non prendo il club, Non questo prendo il club, l'estate poi, scorsa. ecco, poi ha preso il club. Vedi,
mi veniva in mente ultimamente la metafora della bicicletta, no? È stato detto in pratica che quello che voleva fare era come avere una bicicletta con cui pedalare, però ci volevano due ruote, la ruota davanti era il possesso dello stadio. Campitelli ha fatto calcio con una ruota sola, perché la ruota davanti non ce l'aveva, ha pagato per giocare. Questo nuovo dirigente ci ha detto: a me servono due ruote. Con difficoltà gli è stata data a disposizione la ruota, adesso c'ha due ruote. All'improvviso abbiamo scoperto che la ruota di dietro manca, perché dice: adesso voglio un'altra cosa, quindi non c'ha mai due ruote. In realtà, secondo me, le due ruote ce l'ha, sono i pedali che non c'ha, o se ce l'ha non li vuole usare. Perché la storia, ripeto, insegna molto, più che insegno fa capire molto. L'appello al territorio risale alla prima squadra di calcio, fondata nel 1929. Già allora ci fu l'appello al territorio, poi ci sono stati appelli di tutti i presidenti successivi. E il territorio non ha mai risposto come si pensava che potesse rispondere. Intanto perché il nostro tessuto imprenditoriale è quello che è. E poi perché tutto sommato il riscontro quale sarebbe? Cioè l'imprenditore che mette soldi, cosa dovrebbe avere in cambio? Non è che possa avere in cambio, come una volta al tempo dei palazzinari, possibilità di costruire o altro. Quindi tutti gli appelli sono rimasti inascoltati e i presidenti che si sono succeduti, continuando a fare calcio a Teramo, a gestirlo e organizzarlo, hanno dovuto fare a meno del territorio. L'ultimo appello fu del sindaco Valeri, ci fu l'appello, ti ricordi, arrivarono quelli della Val Vibrata, ma il territorio poi quale? Il territorio è costituito di borghi, di frazioni, ognuno delle quali ha una propria squadra calcistica, ci sono proprio dirigenti che pensano alla loro squadretta. L'Italia è... soprattutto l'Abruzzo è una terra di particolarismi, come ci ha insegnato Guicciardini, quindi è difficile. E allora questo fatto di dire: se non mi aiuto il territorio non iscrivo la squadra, mi è sembrato un ricatto ignobile, mi è sembrato un alibi non di ferro, di latta, perché il territorio non può rispondere. Se tu pensi di poter organizzare calcio, di fare calcio, ti metti nella scia dei presidenti precedenti, alcuni dei quali, è notorio, ci hanno rimesso soldi, ci hanno rimesso proprietà. C'è gente, come si dice a Teramo, che ci ha ide fallite, non dirigenti di primo piano, ma dirigenti di secondo. Non lo so, poi quello che mi ha sorpreso... Cioè tu ci stai dicendo, se storia è il derby che si giocava qui nell'ex campo della Fiera, storia è quello di prendere atto di un fatto. Il territorio, certo, non ha mai dato quello che potenzialmente non può dare. Le situazioni sono note, il territorio dà quel che ha sempre dato, anche quando c'erano le pressioni politiche più potenti, i podestà fascisti, più di tanto non si otteneva, perché le pressioni più di tanto non puoi farle. Oggi addirittura, se un sindaco facesse le stesse pressioni fatte, non dico dai podestà fascisti, ma dal sindaco Valeri all'epoca, andrebbe nel penale, perché sarebbe concussione. Cioè io sindaco invito un imprenditore a mettere soldi e che gli dico: in cambio ti do, posso convincerti, posso, come ha detto il sindaco D'Alberto in un'intervista, posso consigliarti, posso suggerirti, posso sensibilizzarti, ma più di tanto non posso fare, perché una parola di troppo che dico tu mi denunci per concussione. E quindi allora le risposte del territorio sono quelle, sono dati di un problema. Chi vuole risolvere il problema deve prendere atto dei dati. Il numero degli spettatori al campo sono quelli, abbiamo un massimo e un minimo. Io adesso, facendo il terzo volume, ho visto che alcune partite di cartello si sono giocate 6-7 anni fa di fronte a 982 spettatori. Il presidente di adesso ha raggiunto record di abbonamenti, ha raggiunto record di spettatori, ha già avuto il massimo, siamo già a tavoletta. È vero. E se fai di meno... Tutto è misurabile. L'idea me la diede Ercole De Berardis.
L'unità di misura nel calcio è il costo di un paio di scarpe da calcio. Nel senso? Nel senso, quanto costano per le scarpe da pallone? Costa tot, benissimo. Allora, gli incassi si devono rapportare al costo medio di un paio di scarpe. Allora, tu vedi quanti spettatori c'erano in quella partita, quante scarpe di calcio ci compravo io con quell'incasso? Ebbene, poche. E allora il calcio non lo fai solo con l'incasso, il calcio non lo fai solo col territorio. Vedi, una cosa che questo presidente di adesso non ha capito, a parte la passione, possiamo fare letteratura, ma una cosa che non ha capito è veramente il fatto che una società di calcio è una cosa anomala. Una società di calcio ha un proprietario, presidente, che è proprietario di fatto, ma non è il proprietario morale. Il proprietario morale della Teramo Calcio è il tifoso teramano. E allora il presidente di calcio, il presidente di una società calcistica, o si mette in mente questo, che lui è il presidente di fatto, è il presidente nel bene e nel male. Il presidente pro tempore. Ma il proprietario è la città. È la città, il tifoso, la tifoseria è la città. O non ha capito nulla. E se non gliel'hanno spiegato, hanno fatto male. Se gliel'hanno spiegato e non l'ha capito, è un ripetente, deve ripetere. E allora al primo anno già si boccia da sé ed è subito ripetente. Lo rimandi a settembre o lo bocci? Questo dipende da lui. Vedi, io non lo so perché, tra l'altro su una rete televisiva estera, cioè non teramana, è andata a fare proclami. Sai che l'ho classificata anch'io estera? Sì, estera. È estera. Io non so quanta gente vede. Quando il mio collaboratore mi dice per il nostro libro ci hanno dato un'intervista a Rete 8, bene, io li ringrazio, però mi rendo conto che lui dà molta più importanza a quelle emittenti quando gliene dia io, perché qui a Teramo forse non è che la vedono in tanti. L'ha data un teramano. Perché sì, è vero, Massimo è teramano. La mamma era mia collega al liceo classico, quindi figurati. Però insomma, questo non emenda il fatto. Perché non parli a Teramo? Parla a Teramo ai teramani, parla ai teramani. E comunque il fatto di dire non iscrivo alla squadra, nonostante che io abbia ormai la gestione, e sai perché cervellotico come annuncio? Perché se tu veramente non la iscrivi, sei uno che ormai c'ha... Avrebbe dell'incredibile. È incredibile, cioè, tant'è vero che manco ci credo io. Non ci manco credo. Non, cioè, come fai? C'ha tutto. Poi tra l'altro dice, però la scuola calcio continua. E che ci fai? Fra l'altro, tecnicamente, come continua? Vabbè, ma lasciamo fare, la tecnicamente parte lo lascio a te, perché io non so i regolamenti, le cose. Okay. Mi hanno spiegato, per esempio, che la stessa società non può fare la Serie D, dovrebbe essere assolutamente diversa. Sì. No, non lo so, non voglio entrare nei tecnicismi. Io sto rimanendo nella logica. Cioè, tu dici, io non iscrivo la squadra, quindi non fai né C né D, perché non la puoi fare, però c'hai la scuola calcio. Bene, e dopo che ci fai? Cioè, con questi a cui hai insegnato a fare calcio, che ci fai? Cioè, qual è l'esito? Quindi è il discorso delirante. Se invece tu dici non iscrivo il Teramo minacciando, ma poi lo iscrivi, allora mica non mi rendo conto del perché lo dici. Stavo per chiederti questo. A chi lo vuoi dire? Cioè, cosa vuoi dimostrare? Cioè, quale potrebbe essere stato l'effetto pro? Non lo iscrivo e poi lo iscrivo. No, però poi la conclusione è stata, comunque, come va, io il 5 agosto vado in ferie. Il 5 agosto vado in ferie. Lascio e vado in ferie. Bene, e il calcio non va in ferie, il Teramo non va in ferie. Il calcio non va in ferie, ma lui ha la struttura per poter... Sai che non mi è piaciuto quest'anno. Intanto non mi è piaciuto il programma iniziale, perché all'inizio sembrava che volesse andare non in Serie B, ma in Serie A. Quindi ha alimentato lui il fuoco. Qui una volta si facevano i focalacci, l'ultimo focalaccio di Teramo fu fatto qua. Se tu alimenti il fuoco e poi la gente continua. Quindi hai alimentato il fuoco di un sogno, hai alimentato un sogno, lo hai tenuto acceso durante l'anno, poi all'improvviso butti l'acqua ghiacciata sul fuoco e lo puoi spegnere di colpo all'improvviso. Professore, facciamo finta che siamo di fronte, prima di salutarci, ad un esame di riparazione senza offese per nessuno. Io sono
senza offese per nessuno, il presidente che qualche errore l'ha commesso in questa fase, tu sei il mio professore che prova a farmi superare l'esame, magari aiutandomi anche un po'. Che cosa ti aspetti ti dica oggi per essere promosso? Ma non mi far fare il professore. No, ma io sto facendo il presidente. Io sono un pensionato. Vabbè, un professore pensionato. Posso dare dei consigli che traggo dalla saggezza che mi dà la lettura di tanti anni di storia del calcio teramano. Ecco, rapportati con questa storia. Conoscila, vedila, considerala. Vedi quello che hanno fatto gli altri presidenti. Vedi quando gli altri presidenti hanno fatto una scelta brutta, che è quella di rimanere soli, perché la scelta di rimanere solo l'ha fatta lui. Io un giorno ho parlato con l'ex presidente Campitelli, osteggiato da molto, mi ha detto che si è sentito amareggiato delle accuse che gli sono state fatte, perché non è vero che era fallito, non è vero che non aveva iscritto il Teramo l'anno scorso. Mi ha detto, mi avesse mai invitato almeno una volta a vedere la partita da spettatore. Mi risulta anche che è stato rispettosamente tenuto da parte, mentre invece forse la possibilità che ci fosse un duo Iachini e Campitelli c'era, e avremmo avuto una forza doppia. Ecco, è stato lui che ha voluto fare quello che ha fatto, che ha voluto rimanere solo, che ha voluto decidere tutto da sé, che ha voluto fare di testa sua. Adesso non può dire quello che ha detto. Se lo ha detto e lo fa, è male. Se lo ha detto e non lo fa, è peggio. E quindi non so che dirti, non so che cosa scrivere. Auspichiamoci che lo abbia ventilato e non lo faccia. Ma per spaventare chi? Per minacciare chi? A chi? In questo momento non sto pensando a lui, sto pensando alla città e ai tifosi e a quel che conseguirebbe. Ma che cosa dovrebbe fare di più di questa tifoseria? Gli ha riempito lo stadio, lo ha elogiato fino alla fine, gli non ha perdonato tutto. Adesso non va delusa la città, non va delusa la tifoseria. Tutto, anche gli errori marchiani più clamorosi gli sono stati perdonati, perché non gli sono stati rinfacciati. Gli è stato perdonato tutto, gli è stato consentito tutto, secondo il verbo di non facete spaventare se non se ne va, non facete incazzare se non se ne va, non facete arraiare se non se ne va, stiamo zitti e buoni se non se ne va, e mo questo se ne va lo stesso. Ci vorrebbe la commedia di Wolf. Senti, in studio ho i presidenti dei due club cittadini e Alfredo Napolitani, che ascolteranno questa intervista, perché Supergol partirà da questa intervista. Vuoi dire, prima di salutarci, loro qualcosa? Allora, io faccio intanto i miei complimenti ai due presidenti dei club, perché hanno rinvigorito una stagione che si era spenta. A un certo punto la tifoseria era rimasta un po' monca, e invece l'hanno rivitalizzata. L'ultimo museo del calcio teramano era rimasto quello del povero Lele Graziani, là sì, Piazza della Verdura. Piazza della Verdura, poi è morto lui. Quindi l'importanza dei club è tanta. Mi complimento con loro, li invito a continuare nella loro opera di ragionevolezza, perché sono molto ragionevoli, molto più di me. Io sono più appassionato di loro, hai visto? Volevo essere. Non ci invece riesci. Non ci riesco, io sono appassionato. Sì, ma è bello così. In queste cose, quindi li invito a collaborare, ad essere pazienti. Una cosa rivendico la funzione critica della stampa. La stampa non può essere prona nemmeno dei presidenti di calcio. A noi di una volta, io non sono mai stato giornalista, sono stato un paragiornalista. Ma da paragiornalista mi sono visto precludere l'ingresso al campo, mi sono stato costretto a pagare il biglietto pur scrivendo per testate importanti, e quindi abbiamo visto di tutto, abbiamo visto tutto, non c'è bisogno di continuare a vedere. Però una cosa importante, la funzione della stampa, anche la stampa locale sportiva, non è quella di elogiare sempre la squadra, ma è una funzione critica, perché la funzione critica, come in politica, come in letteratura, come anche nello sport e anche nel calcio,
è positiva sempre, perché se io ti critico, ti faccio bene, elogiare sempre fa male. Bisogna saper criticare, perché criticare viene dal greco, significa crino, giudico, do un giudizio, e quindi il giudizio è sempre una cosa positiva. Quindi rivendico il diritto degli sportivi e dei club di fare proselitismo, di appoggiare la squadra, di organizzare la tifoseria, e rivendico il diritto dei giornalisti di criticare, di esprimere la propria opinione e di poterlo fare in piena libertà di espressione. Perché il giornalista non può essere mai un cane al guinzaglio, dico io, corto. Cortissimo talvolta. Alfredo Napolitani, quando ha letto un tuo giudizio positivo nei confronti della sua teramanità, esternata da teramano tifoso disinteressato, si è emozionato, perché mi disse: guarda, lo devo ringraziare, come posso fare? E Alfredo è qui, è in studio. Gli vuoi dire qualcosa adesso? È pensionato anche lui, no? No, lui è un dipendente di banca. Allora, Alfredo, io ti ringrazio, sei stato uno dei pochi che mi hanno difeso, ma io non ho bisogno di difesa, perché vedi, io sono la panchina, da pensionato ci sto bene. Leggo, scrivo, penso, quindi rifletto, pondero. Voglio chiudere solo con Forza Teramo: il Teramo non morirà, si iscrive o non si iscrive al campionato. Mi ha fatto bene leggere un tifoso che ha scritto: scrivatelo tu a papà su Teramo, ma io continuerò a gridare Forza Teramo. State certi di una cosa: che dovesse non iscrivere la squadra, ci sta qualcuno che la rifà da capo. Magari riparte dall'elementare o magari dall'asilo, ma la storia del Teramo calcio continua. Però ricordatevi che un po' di ottimismo l'abbiamo, sia Elso sia io, perché in fondo sia lui sia io, correggimi se sbaglio, crediamo che Franco Iachini iscriverà la squadra al prossimo campionato di Lega Pro, e magari, questo però è solo un auspicio, nel prossimo futuro tante cose che non sono andate come sarebbero dovute andare, magari andranno meglio. Beh, se qualcosa imparate in seconda elementare andrà meglio. Grazie, grazie professore, grazie maestro. Lo studio medico Medea di Teramo ti offre tutte le soluzioni di medicina e chirurgia estetica per viso e corpo. Trattamenti anti-aging, filler per i volumi del viso e delle labbra, botox per il trattamento delle rughe e dell'eccessiva sudorazione, protocolli personalizzati per la cura dell'acne e dei suoi esiti cicatriziali, della cuperosa e delle macchie cutanee, peeling e innovativi prodotti biostimolanti per la cura dell'invecchiamento cutaneo e della caduta dei capelli. Presso lo studio medico Medea trovi anche efficaci soluzioni per il dimagrimento localizzato e la cellulite, smagliature, capillari ed altri inestetismi del corpo. Chiama il nostro numero verde e prenota la tua consulenza gratuita. Studio Medico Medea, 30 anni di esperienza per la tua bellezza. Goditi potere e bellezza della tua gioventù, ma non ci pensare. Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno cose che sicuramente non ti erano mai passate per la mente. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano cosa fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Le tue scelte sono scommesse.
come quelle di chiunque altro. Università degli Studi di Teramo. Nessun confine, solo orizzonti. Iscriviti anche tu. Per informazioni www.unite.it. Ebbene, eccoci nuovamente in studio. E vabbè, io rimango sempre incantato quando ascolto il professore nelle sue disamine, nel suo modo di... È una cosa che mi trascino da quando ero ragazzo, quindi io lo ringrazio ovviamente per aver preso parte a questa trasmissione, però i temi che lui ha trattato sono quelli di strettissima attualità, sui quali io torno con gli ospiti, ad iniziare dal presidente del Club Piotto, non per valutare i contenuti dell'intervista di Elso, ma per cercare di capire come i tifosi del tuo club, come tu state vivendo queste ore e che cosa magari ti ha particolarmente convinto di quello che hai ascoltato. Ma innanzitutto voglio dire che questa davvero è una trasmissione difficile, sulla quale, a parte intervenire dopo quello che è stato detto dal professore, insomma, c'è degli altri contenuti, indipendentemente dalla dialettica, ma anche a livello emozionale, quindi questo dovrebbe essere utile per tutta quella da incassare da parte di qualcuno, perché sostanzialmente ha detto in maniera molto chiara e semplice quello che è il calcio, quello che deve essere il calcio, quello che devono essere le strutture del calcio e come devono essere composte. Quindi questo sulla questione invece questa in particolare, noi ci crediamo o meno, diventa pure difficile, perché siamo in una condizione dove non c'è verità, non c'è certezza, quindi qualsiasi cosa uno possa dire può essere domani mattina fra 10 minuti smentita, quindi anche questo è, e alcune volte parlare così in pubblico diventa comunque anche una responsabilità, perché è chiaro che noi... Che un presidente di un club cittadino, esatto, del Teramo Calcio deve prendersi tutta. E io vi ringrazio di questo. Sì, sì, ma quindi è normale che l'ambiente, almeno per quello che ci riguarda, ma noi Teramo non è grandissima, quindi la viviamo tutti, indipendentemente dai nomi dei club, è in fibrillazione, no? Una fibrillazione che viene da quella che passa quasi come un tradimento. Cioè io quello che mi preoccupa oggi di più, a parte il fatto che possa essere iscritta la squadra o meno, io penso che alla fine la squadra venga iscritta, perché sarebbe pazzesco veramente, cioè, anche a livello imprenditoriale sarebbe una scelta proprio di quelle assurde, ma quello che mi spaventa oggi è che si è rotto un po' il giocattolo, si è rotta tutta quella bella cosa che si era creata, che insieme avevamo creato, perché non è che l'aveva creata solo Iachini, perché aveva comprato 4 giocatori o 10. Si era creato in sintonia di tutti quanti. Quindi, si era ritrovato un entusiasmo fuori dalla logica. Veniva da tutte le parti, quindi stampa, la società, i tifosi, ma anche gente non affezionata, non appassionata particolarmente. Non ci dimentichiamo la presentazione in piazza, no? Cioè, quindi quello è un segnale. Oggi trovarsi a sentire che, indipendentemente che la televisione sia estera o meno, di dire no, io la squadra non la iscrivo, nonostante tutto quello che lui si è chiesto comunque si è verificato, noi la sentiamo come un tradimento, ma penso non solo noi, ma anche tutto quello che è il tessuto della società. È chiaro, poi l'ultima cosa voglio dire, comprendo, e tu sai bene come la pensavo Walter, su quelle che erano le sue rimostranze nelle tempistiche di acquisizione dello stadio, perché lui ha fatto un grosso investimento ed è arrivato oggi, dopo quasi un anno, a prendere quello che poteva essere un qualche cosa che gli desse produttività. Non comprendo perché il giorno stesso che tu l'hai incassato poi mi dici non mi interessa più del terreno. Lì, in qualche maniera, senza entrare nei tecnicismi di quelle affermazioni che nessuno comprende, non solo tu, non solo io, non solo Serpentini, che ci sia stato un momento forte, ribadito in qualche maniera, nel quale Iachini ha ribadito, perché lo aveva già detto, la Soleia e lo stadio sono una cosa, il Teramo Calcio è altra società. Ma su questo lo ha sempre detto. Ma su questo noi lo abbiamo sempre saputo, cioè nel senso,
un minimo di conoscenza. Però in quel momento ha diviso ancora allora, di più lui, le due cose. Lui ha potuto dividere tutto ciò che vuole. Sostanzialmente comunque si è presentato bene, dicendo che comunque avrebbe sostenuto la squadra con il supporto dello stadio, che gli avrebbe prodotto degli utili, parte di quegli utili avrebbe riutilizzati in investimento per la squadra. E quindi era come una catena. Oggi, oltretutto, avendo forzare, la stessa proprietà, sì, oggi forzare la mano anche su quelli che sono gli altri imprenditori esterni, no? A parte che lui ha sempre dichiarato dall'inizio che non ne voleva vicinanza, però ci può stare che è scattato un altro meccanismo. Ma il ruento così non passa. Cioè, nel senso, oggi siamo in una condizione dove oltretutto il Covid ha portato tutte le aziende del territorio, ma in tutta Italia comunque, a delle sofferenze. Forse la sua, non voglio entrare nel merito, è quella che soffre di meno, perché comunque vive un qualche cosa di digitale che va oltre, no? Quindi comunque non è sull'alimentare, su altro, dove comunque le altre aziende soffrono. Quindi un po' di attenzione ci sarebbe voluta, ci avrebbe dovuto lavorare e ci dovrebbe lavorare su questo, perché io non voglio darla per scontata che non... Dovrebbe lavorare sul fatto che di organizzare quello che può essere un pool, invitare altri imprenditori, creare comunque un... Ma questo è un processo che deve venire. Che deve riunire, ma non deve essere fatto in maniera... Ma che deve seguire l'iscrizione al campionato. Che deve seguire l'iscrizione, e non può essere comunque risolto dalla mattina alla sera. Il club è biancorosso ed è un fatto, quindi sicuramente ha condiviso l'operato di Iachini, lo ha fatto apertamente, ve ne rendo pubblico merito, perché spesso, anche quando insomma ci si poneva degli interrogativi, il club ha sempre letto la situazione cercando di capire bene, forse meglio di noi, gli intendimenti del presidente. Alla luce di questi ultimi fatti chiedo a Giuseppe Bracalenti che cosa non va giù, perché dall'altra parte sento dire qualcosa si è rotto, virgola, purtroppo. È inevitabile che qualcosa si sia rotto. Noi abbiamo sempre apertamente appoggiato i programmi, noi non appoggiamo mai le persone, ma i programmi. Sì, certo. Perché le persone peraltro non le conosciamo, quindi, ma poi non hanno bisogno sicuramente di un appoggio personale sotto questo punto di vista. Quindi noi comunque abbiamo ascoltato e preso atto che c'era l'idea di creare un qualcosa di importante, di strutturato, e ci siamo permessi anche di dire probabilmente consono al calcio attuale. Per fare calcio a certi livelli probabilmente i programmi e i progetti devono per forza essere questi. Sapevamo che ci è stato detto, forse spero di non aver capito male io, che questo progetto triennale si basava su due grandi capisaldi che lo avrebbero alimentato: lo stadio e il centro sportivo. E durante tutto l'anno noi abbiamo comunque condiviso, appoggiato le legittime rimostranze del presidente, che riteneva queste lungaggini anche controproducenti e costose sotto questo aspetto, e quindi abbiamo creduto che questo continuasse ad essere la vera base su cui fondare questo progetto. Oggi all'improvviso, quando di questi due capisaldi appunto viene acquisito, ci si viene a dire che la squadra molto probabilmente non verrà iscritta perché non ci sono aiuti al territorio. E quindi questo fa riflettere, perché ci sentiamo di fatto presi in giro, perché non è assolutamente questo che si pensava. Mai avremmo pensato all'inizio stagione di dover elemosinare gli aiuti. Forse il termine è forte, però per come viene impostato sembra di mica sì. Mica tanto forte. Sembra di sì. Molto vero. Per un'iscrizione. Noi pensavamo che l'iscrizione in questo progetto triennale fosse
un atto dovuto. Un bicchiere, cioè, d'acqua. Un bicchiere d'acqua. Ma non per questioni di non per questioni economiche, di disponibilità economica, ma perché comunque è un atto, diciamo, per far funzionare il progetto c'è bisogno. La macchina cammina con la benzina. Quindi oggi siamo un po' confusi e anche presi in giro, sinceramente, perché io non riesco a capire questa concomitanza così stretta, forse lo diceva Francesco, sì, prima, tra l'acquisizione dello stadio e la minaccia concreta di non iscrivere la squadra. A quindi, 4 giorni dallo stadio. Cosa è successo? Cosa è successo? Cambiamo. Lo stadio non è più quello che noi sapevamo e che ci eravamo sentiti dire, cioè lo stadio che noi abbiamo sempre detto negli anni passati, stadio valore aggiunto per poter fare calcio a Teramo, perché, sì, ripeto, noi non abbiamo nulla di più di Lanciano, di Chieti e dell'Aquila. Noi l'unica cosa che abbiamo in più di questa realtà è lo stadio, che ci poteva dare quel valore aggiunto. Soprattutto, quindi, se è di proprietà della stessa persona oppure del presidente della Teramo Calcio. Adesso questo castello crolla e quindi ovviamente noi due sono le cose: o abbiamo capito male o siamo stati presi in giro. Questo non lo possiamo accettare, perché comunque è un'offesa. Noi riteniamo questa minaccia di mancata iscrizione un'offesa alla tifoseria, che è stata l'unica componente comunque a stargli sempre vicino, sempre. Tutti i tifosi sono stati sempre vicini. Lasciamo perdere il numero degli abbonamenti, ma comunque anche con le trasferte, con l'amore, l'affetto verso la squadra. Ovviamente un noi abbiamo cercato città, anche un entusiasmo che in città non registravamo da anni. Esattamente. Abbiamo da anche cercato anni. Noi come club, anch'io personalmente ho avuto diversi dibattiti quando mi si diceva che la società stava lavorando male perché Cianci non segnava. Io dicevo, vabbè, fa parte del progetto, puoi anche sbagliare un giorno. Certo. Ad acquistare un centravanti o un portiere o un terzino, non fa nulla, è una parte del percorso progettuale. Certo. L'errore. Qui adesso la situazione cambia, qui ci troviamo di fronte alla minaccia concreta di far sparire la Teramo Calcio. Questo io, noi, credo tutta Teramo, non lo può accettare, è un'offesa alla città, anche perché se questo è stato detto per colpire altre situazioni, tipo imprenditori, tipo politica, il sangue di questa affermazione sgorga da noi tifosi. Ci si è dimenticato dei tifosi. Ma che così sono, fosse stato. Ma che sono gli unici a patirne di questa cosa. Perché l'imprenditore, fondamentalmente, che Iachini non iscrive il Teramo, non è che non dorme la notte. No, già okay. è partito prima di lui in vacanza, già sta in vacanza. Okay. Quindi, ecco. Sta in vacanza alle Maldive. Quindi io voglio capire, una tifoseria, un club, mi faccio in prima persona in questo caso, che ha accantonato momentaneamente un progetto così importante come quello del museo, che noi avevamo veramente, ci abbiamo lavorato sopra tantissimo, era il nostro orgoglio. Noi, pur di appoggiare una legittima esigenza di una società che doveva crescere, voi siete ci stati fatti buoni e zitti. Avete sbagliato, perché io non mi sono stato buono e zitto, allora, e sono passato per essere allora, un nemico ti dico, del Teramo. No, ti dico, io personalmente, ma tutto il direttivo, è convinto ancora di aver fatto la scelta migliore. E probabilmente questa scelta verrebbe rifatta allo stesso modo, però quello che non accettiamo adesso è la mancanza di rispetto, perché una piazza che ha rispettato sempre il presidente, sempre, non può essere trattata in questo modo. Noi, caro presidente, non siamo una piazza di serie D. Il suo predecessore ha provato a dire una cosa del genere, ma è stato giustamente bacchettato, e allo stesso modo verrà bacchettato lei, che non si può permettere di dire questo, che forse chi è al suo fianco non le ha messa al corrente di quello che è Teramo e di cosa sono i 107 anni di storia. Noi appoggiamo, ripeto, i programmi, i progetti. Sei stato molto chiaro. Ma non accettiamo le offese. Posso chiederti se, come il tuo collega Francesco, credi nell'iscrizione della squadra? Ma io me lo auguro, cioè io non... Ci credi? Allora, sì. Dimmi sì o no. Sì. Ci credo, ma non è quello il punto, perché
dopo l'iscrizione. No, per adesso è quello. Dopo l'iscrizione, a me preoccupa dopo l'iscrizione. No, a me dopo l'iscrizione il programma societario sarà accettato da comunque. No, il programma societario dopo l'iscrizione deve essere enunciato un'altra volta. Vorremmo saperlo e vorremmo capire se un altro anno torneremo allo stesso punto. Mi consentirai di dirti, in questo momento interessa l'iscrizione. Io il programma sì, dopo, qualunque esso sia, purché chiaro, però dopo. Adesso conta iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C, perché non ce l'ha tolta nessuno la C. No. E non ce la può togliere nemmeno gli Achini. La C verrà, deve essere mantenuta, anche perché è stata presa in C la squadra. Quindi fermiamoci per il momento a questo punto, perché tanto poi Supergol oramai è abituata a non fermarsi più, no? Mercoledì ci sarà l'iscrizione, mi auguro di non dover fare un Supergol special giovedì, perché vuol dire che sarà andato bene e magari ne faremo uno diverso lunedì prossimo. Alfredo, tu non rappresenti i club, tu rappresenti la tifoseria che magari durante una partita si fa anche 50 volte lo stadio camminando sulla ringhiera della tribuna e la gente sa chi sei, ti conosce per quello che sei. Quindi io... E ci ride pure, sono pure contento per loro, almeno faccio ridere ci qualcuno. Ci ride... sono sorrisi questa di sera, no spesso. Vabbè, ma tanto... Cioè. Ci tengo solo a precisare, per qualche stupidino, veramente ce n'è uno, anche lui viene dall'estero. Alfredo Napolitani alle persone gli dà le chance. No, nonostante lo conoscesse da bambino o non conoscesse Campiteri da Canzano, la chance gliela do sempre. Dopo, quando vede che una, due, tre chance vanno a quel paese, giustamente penso che di chance non gliela do più. Questo è per inciso. Altro inciso, sono sempre più contento, scusami Walter, che qualche mese fa sono stato, non tra i primi, sono stato il primo che grazie, e devo ringraziare il professor Serpentini, che grazie alle considerazioni di uno sconsiderato che ha fatto sulla persona del pensionato, spero che sia pensionato per altri 100 anni, perché voglio indispettire l'INPS e qualche poveraccia persona, capì con chi avevamo a che fare, perché... Avete sentito tutti quanti, dopo le esternazioni, dopo questa prosa, questa poesia, queste lezioni di vita dal campo della fiera, parlando lui, Serpentini, lì è rimasto il campo della fiera, quando parla qualcun altro, forse anche io, siamo diventati solo una fiera, perché la Terremocalcio è diventata una fiera. Per me è una puntata, io che sono sempre... molto antipatico, per me è molto difficile. In primis, venire dopo il professore è molto difficile e gli auguro lunga vita. Secondo, mi fanno tenerezza queste due persone, e loro sanno che io non sono ruffiano, perché non le mando mai a dire, anzi qualcuno ha dubitato in passato che aprissi siti su Facebook falsi per dire quello che pensa, io le cose le dico avanti. E quindi vedo la difficoltà di questi due ragazzotti che sono... due presidenti, mi dispiace chiamarli presidenti, stasera li chiamo Giuseppe e Recinelli, Francesco. Perché non vorrei confondere veramente lo zucchero con la cannella, perché sinceramente mi è andata via la voglia, perché noi qui, carissimo Iachini, no? Adesso non la chiamo neanche più dottore, perché dottore lo sono anch'io, e quindi siamo alla pari. E alla pari, visto che lei è molto altezzoso, pure con chi viene da lei in modo molto umile, educato, a cercare di parlare con lei, e lei a malo modo, con l'educazione che ha, da laureato, da ingegnere, li caccia via, ma questa è altra storia, e la storia, questa storia avrà anche un seguito, penso, e spero. Il tifoso teramano e la Teramo sportiva, dal 1913-1929, io sono nato nel 1962, eravamo vicini, eravamo abituati ad andare al mare in questi periodi con la littorina, quella marrone. Calcisticamente noi abbiamo usato sempre la littorina per andare al mare, aspettavamo, poi qualche anno succedeva che la littorina, invece di portarci a Giulianova, ci portava a Notaresco, perché ci facevamo il bagno in Notaresco, perché facevamo la promozione. Però noi non abbiamo chiesto mai niente, noi siamo andati sempre, ci siamo accontentati sempre della littorina. Un bel giorno arriva l'uomo dalla nebbia,
l'uomo del fumo, e dice: ragazzi, al mare da domani si va con la Ferrari, vi porto io. Manna, tutti quanti ci chiedevamo l'anno scorso: madonna, che è successo? Muoveva Giuliano tra la superstrada in 5 minuti, andiamo all'Arrecchino, andiamo all'Udinos, Hotel Cristallo e torniamo. Dopo 2-3 mesi il signore passa la cassa e dice: ragazzi, mo la benzina la mettete voi. E chi te la mette con la Ferrari? Noi eravamo contenti, siamo da sempre per la Littorina. La Ferrari l'hai presa tu, l'imprenditoria. Cioè, qua mi sembra come un ragazzotto che non faccio nome, penso che sia morto, si chiamava Bruno, sputava per aria, poi si incazzava, alcuni avevano sputato. Cioè tu dici: io non riscrivo la squadra per indispettire chi? L'imprenditore neanche ti vede. A proposito, ti vorrei dire che un noto commerciante, perché dopo dici che io sono sempre polemico, un uomo commerciante noto, commerciante di mobili, non di Teramo Centro, se vuoi, visto che non mi chiami, ti ci porto, ha detto che come ogni anno lui aveva sponsorizzato la Teramo Calcio, aspettava che qualcuno della Teramo Calcio, come ogni anno, andasse da lui. Ancora sta aspettando, perché non siete passati. Perché noi qui, giustamente, già per fare lo sponsor alla Teramo Calcio e per portare dei soldi, non bisogna avere la dentiera, perché bisogna portare minimo 20.000 euro in bocca, quindi senza denti scivoli, sbavi, no? Sbavi, casomai pure con un po' di smerfolino, quindi da 20 in sotto non ci interessa, ma non lo andiamo neanche a trovare, e poi ci arrabbiamo col territorio. Io non lo so. Allora, io Franco Iacchini, sai cosa ti dico? Io ti do ragione. Ma non ti sto a prendere per in giro, come tu hai preso per in giro soprattutto questo povero Bracalenti, che tanto so che, ma è lo stesso Recinesi, ma questo signore, no? Il club di questo signore, che se ne possa dire, aveva inventato veramente, lui sì, il brevetto, questo è un brevetto, gli altri brevetti non so se sono brevetti, il suo era un brevetto, la storia della Teramo Calcio, e quindi fare un museo. Questi qua, tra di loro probabilmente si saranno pure presi a schiaffi, tra virgolette, scusami, per fare contento a te il bambino viziato. Perché casomai il museo lo facevamo dove stava Padre Ezio, Franco Iacchini, alla Chiesa dello Sacro Cuore, ci facciamo dopo la funzione, ci facciamo il museo del Teramo. Ti abbiamo accontentato anche di questo, ti abbiamo accontentato di tutto. Non siamo riusciti, perché pare che tu non voglia riscrivere la squadra, ad accontentarti, perché vedi, tu la storia la disconosci, però ti voglio dire una cosa. Visto che sei tanto vicino, la prima partita che il Teramo ha fatto, il Teramo Calcio, l'ha fatto con i colori giallorossi. Io ti pregherei che se la dovessi riscrivere, io spero di no, perché sarei contento che tu la riscrivessi, perché io veramente non ti voglio più vedere, te lo giuro, con tutto l'amore che provo per la città e per la mia squadra, io vedere Franco Iacchini che ricatta la mia città e la tifoseria di persone, non alfredonopinane, gente che hai maltrattato qualche giorno fa, che si è macchiata anche la fedina penale per una fede, la Teramo Calcio, e tu mi vai in giro con la mascherina Giuliano alla Teramo Calcio. Ma sai che significa portare lo stemma, l'emblema, la bandiera, se un club a qualcuno gli ruba la bandiera, finisce il club. È l'affronto. È un affronto, e tu stai facendo questo affronto. Io ti do ragione. Perché tu il calcio in questa città a questi prezzi non lo potevi fare, e me l'aveva detto l'anno scorso, ho rovinato anche i rapporti, non me l'hai detto tu, ma per colpa tua, con l'avvocato Lucifora, che mi disse a settembre dell'anno scorso, mi chiamava sempre, poverino adesso sono operato, spero che stia bene, ma non ci siamo sentiti più perché mi ho risentito, Alfredo, ma ti rendi conto, se non sia mai succede qualcosa al presidente, e se questo non vuol fare più il calcio, si possono fare a questi prezzi, a questi costi il calcio, non a Teramo, in Serie C, hai dopato, tutti dicevamo la Coppa di Berlusconi che aveva dopato il calcio, hai dopato questa città di costi che non si possono affrontare, e ti do ragione, ti puoi ravvedere, giustamente potevi fare il signore, non so se ti si addice, ma la potevi fare il signore, ragazzi, l'anno scorso ho sbagliato, ho fatto i conti male, mi hanno fatto fare i conti male, ho fatto contratti spropositati, credevo che il territorio mi appoggiasse, che la politica mi appoggiasse, benissimo, mi dispiace, andrò dal sindaco, non si fa, ma però si fa, dappertutto si fa, mi dispiace sindaco, non posso iscrivere la squadra, qualche giorno fa, ma però succede una cosa, quello che dice Recinelli e Bracalenti, no, tu il venerdì giustamente, perché ti ho ragione, sopravvengono dei lavori ulteriori di 2 milioni di euro. Che fai? Compra la macchina
alla concessionaria, mi accorgo che si deve rifare il motore. Prima il concessionario mi ha detto che ha fatto 10.000 km, io la macchina non la compro più. Problemi sopraggiunti, fine. Il venerdì pianti la grana, no? Mondovisione, sabato mattina a 74 denti la foto selfie col sindaco, ho preso allo stadio, benissimo. 2 ore dopo, no? A rete unificata, a rete 8, perché lì così le stupidaggini che diciamo per televisione sulla Serie C, sulla Beretti, così non è che ti sente solo, no? Alfredo, Giuseppe e Maria, ti sente Abruzzo, Marche, Molise e un po' di Puglia, che là ti vedono dappertutto, no? Quello che tu dici, che la Serie C se non la fai, la D non la fai, la Beretti con 24 contatti non la puoi fare, benissimo, però amico bello, il giorno dopo non puoi prendere lo stadio e subito dopo dici mo non rischiamo la squadra, perché amico allora non tornano i conti, perché benissimo, il progetto non lo posso fare. Qual era il progetto? Volevi la scuola, la Cammarana, volevi lo stadio e l'aiuto, benissimo, non, due di queste cose non si sono verificate, rinuncia al progetto, ma ridai anche lo stadio al sindaco di Teramo, al quale sindaco io gli voglio bene, il sindaco, scusami che mi sto dilungando. No, vabbè, ma tanto pare è giusto, no, che parliamo, no, voi perché poi stasera abbiamo discusso anche con guardiamo il Walter. Pare che il sindaco abbia detto che questo contratto sia blindato per la Teramo Calcio. Ma io ti vorrei dire ad Alberto, no? Siccome stiamo capendo da questi giorni, ma io l'ho capito già da quando abbiamo deliberato contro Ezio Simone, filosofo Serpentini, che ci troviamo di fronte ogni giorno a 3, 4, 5, 6 presidenti di Teramo Calcio, perché abbiamo 5, 6, 7, 8 presidenti, 8 ogni giorno, ogni ora 8 Iachini, perché ogni volta cambiano, quindi te appena ce n'è uno, se fosse da consegnare a Iachini ce ne vorrebbero 7, 8 a secondo dei giorni, dell'orario, eccetera. Ma caro sindaco, ma abbiamo blindato lo stadio per la Teramo Calcio, ma l'abbiamo blindato perché siamo riusciti, e qui non è polemica, siamo riusciti a risalire agli incartamenti e mettere a posto gli incartamenti, o abbiamo blindato la tifoseria, una città e la futura Teramo Calcio, perché Iachini, no, non sarà, pare che non la vuole riscrivere, però non sarà immortale, perché io ho 58 anni, io se resta Iachini e se mi fa questo dispetto mia moglie è contento, tornerò allo stadio a 74, perché devo aspettare 16 anni, ma per i prossimi 2-3 anni, caro sindaco, abbiamo stabilito anche il prezzo eventualmente per pagare giù a quello stadio, o Iachini può delirare per far giocare a quello stadio, come è successo con la finale dilettantistica che è stato chiesto, che è stata chiesta a due povere squadre, invece di farsene amiche e farle giocare gratis, si voleva 8-9 mila euro per giocare in quello stadio, 6-7 non lo so, io gli avrei fatto giocare, Alfredo Napolitano guadagna 2.000 e passa euro al mese, per me giocavano gratis. Va bene, quindi che cosa vogliamo fare? Va bene tutto, Franco Iachini. Il peggior affronto è quello che il giorno in cui abbiamo finalmente messo a posto le carte, abbiamo ricattato il sindaco, al quale, apro parentesi, dico, ma se abbiamo aspettato un anno per dargli sto stadio, caro D'Alberto, siccome ci troviamo di fronte a uno che da un po' di tempo sta ricattando, no? Allora potevamo fare pure una bella cosa. Caro Francuccio, domattina iscrivi la squadra e dopodomani facciamo la convenzione, perché a ricatto va sul ricatto, invece non l'abbiamo fatto e va bene così. E io, guardatelo giù, io mi sento in difficoltà, perché io avrei tante cose da dire e da dirti, quindi io sono un provocatore, però io mi immedesimo in questi due signori, perché mentre io rappresento nessuno, loro rappresentano una tifoseria. Tu rappresenti. Hai capito qual è il problema? Il tuo essere tifoso. Hai capito qual è il problema? Io mi esterno. Ma tanto, no? Prima di venire qua, non riuscivo a venire qua. Perché, caro Iachini, sotto alla città lì, Grande Italia e Compagnia Bella, non riuscivo a venire via. Perché persone d'età che come me l'anno scorso hanno speso. Cioè, ci siamo proprio prodigati nei tuoi confronti, offendendo più del dovuto il tuo predecessore, perché avevamo sposato la causa, credendo che diceva, boh, mo questo dice pro Giuliano, va bene, piano che ci giochiamo, prima o poi crescerà, il bambino si farà e casomai capirà che significa essere tifosi, che significa forse, no, andare a buttarsi dalla parte della costa e lasciare l'entroterra fuori. No, gente che proprio, cioè, per conoscere Marsala qualche anno fa qualcuno sbarcò in 1000. Noi siamo stati 1064 per conoscere te. Siamo stati 64 di più. Ci fermiamo, abbiamo un impegno commerciale, poi ci sono tanti messaggi che sono tifosi che ci seguono e sono tifosi quanto voi. Li leggeremo
e sicuramente ci interfacceremo con loro. Non ci credi, vero? Fiesta, tutto di serie, anche quello che non ti aspetti. Anticipo zero, 195 euro al mese, anche GPL, consegna in 48 ore. Eccoci nuovamente in studio, ovviamente siamo sommersi di messaggi, io vorrei leggerli davvero tutti quelli che ci scrivono, ascoltare l'umore della città attraverso voi, quindi vi prego di andare veloci, scorriamo velocemente con pochi commenti magari quello che riceviamo. Buonasera, facciamo un passo indietro, Iachini interrompe il contratto ancora in essere con la scuola calcio Bonolis, non conferma Capaldi, non si avvale dell'apporto di Schiappa e Di Battista, non conferma Speranza Caidi, bonifica tutto e tutti, poi si lamenta di non avere aiuti da nessuno. Penso che oramai è fuori controllo. Game over, iscrivesse la squadra dov'era quando l'ha rilevata in C e poi si facesse da parte. È un gruppo di teramani a sostenere questo. Ancora, uno di due, analizziamo la situazione. Abbiamo un teramano che diventa presidente del Teramo Calcio ma non ama il calcio e secondo lui non ama neanche i teramani. Lo stesso teramano che non ama il calcio ed i teramani che fa? Si prende la gestione dello stadio di Teramo, solo che siccome non ama il calcio ed i teramani pugnala alle spalle la sua squadra e non la iscrive, cosicché tutte le attività solitamente accessorie ad un campo da calcio diventano protagoniste ed il calcio da attività primaria diventa secondaria, anzi inesistente. Arcadia, sei lunghissimo. Questo personaggio è molto ricco, ma parla ed agisce come un povero. A differenza di chi prima di lui non ha iscritto la squadra, il nostro eroe dichiara di avere tutto pronto per l'iscrizione, ma di non volerla fare.
dichiara di non avere un centesimo di debiti, ma comunque di non voler procedere, il tutto con la freddezza del killer. Killer fra virgolette. Questo Teramano parla male dei teramani dicendo che hanno difetti ascrivibili al loro DNA, che quindi è anche il suo. O siamo di fronte all'unico teramano virtuoso su 60.000, comprese le frazioni, in un mare di teste così e così. Che non meritiamo il professionismo? A questo punto mi rivolgo a tutti voi per farvi una domanda. È tutto vero o è un incubo? E prima o poi ci sveglieremo? Lanciamole queste domande, Arcadia, se rispondiamo chiudiamo le due. Prossimo messaggio, andiamo col prossimo. Allora, Giuseppe dice, da qualche parte ho letto che il precedente gestore dello stadio avrebbe rilasciato oggi delle dichiarazioni. Le ha rilasciate? Cosa ha detto Giuseppe? È vero, lei lo ha letto su Econews, perché il vecchio gestore Cantagalli mi ha dichiarato ci sentiremo lunedì e dirò la mia. Poi l'ho chiamato e non ha detto la sua, nel senso che non hanno parlato, così è. Ancora, uno di due, buonasera Walter, dopo l'intervista del signor Franco Iachini a Rete 8 sono rimasto senza parole, le solite critiche verso il passato di Campitelli, struttura inesistente, giudizi discreti e positivi, anche se al di sotto delle aspettative per il suo unico anno da presidente. A tre giorni dal 5 agosto non sa se iscrivere o meno una squadra ad una categoria inferiore. In aggiunta, illuminato Iachini continua a sottolineare l'incoscienza della sua scelta acquisendo il Teramo Calcio. Andiamo con la pagina seguente. Nicola Saraceni scrive: se tornasse indietro il ponte più alto me lo farei due volte, sotto e sopra, me lo salterei. Conclude con una nota positiva. Quest'anno, il 5 agosto, si farà la sua vacanza. Non aggiungo altro. Continuerò a tifare la squadra della mia città, anche se in categorie inferiori, ma con un altro presidente che abbia passione per i nostri colori e per i gloriosi 107 anni di storia. Questa società non mi appartiene, scrive Nicola Saraceni. Molto duro. Molto duro, mamma mia, tutti lunghi però. Buonasera allo studio e ai telespettatori eventuali. Mi preme dire che avrei preferito metterci la faccia piuttosto che un messaggio. Detto questo, avrei da fare alcune considerazioni sul Teramo a seguito di parole dette e ridette non da me. Uno, situazione Bonolis definita. Penso lo sarà pure l'Acquaviva, anche se non con bando, beh, lì deve essere ancora fatto il bando, quindi il discorso è lungo. Debiti ripianati, 2, 3, società modello in terza serie, forse oltre, 4, settore giovanile di primissimo piano con valori significativi, 5, staff tecnico con solide basi, 24 calciatori di proprietà, 6, documenti e fideiussioni pronte per la nuova iscrizione. Ora, ferme le indubbie presunte ragioni, signor Presidente o patron che dir si voglia, scadente la barbara modalità di esternare il tutto, finisce qua? Altrove, ridicolizzandoci, a questo punto, e non credo solo io, in qualità di tifoso e abbonato pretendo, nella speranza il tutto sia solo un suo sprono, credo logico e giusto verso la sua categoria, quindi suoi colleghi, dei quali al momento non proferisco parola alcuna, almeno conoscerne nomi e cognomi e contestuali fantomatiche promesse, ovvero il presunto ed importante consorzio imprenditoriale che lo avrebbe accompagnato sotto forma dei più detti aiuti economici nel suo percorso sportivo presidenziale. Lo pretendo, e lo scrive a lettere maiuscole, affinché ne tragga anch'io e non solo le debite considerazioni nei confronti di costoro. Buonasera, scrive Silvano da San Benedetto. Silvano, io vi inviterei tutti, se vuoi essere nostro ospite, sei il benvenuto da lunedì prossimo, chiamami o scrivimi e non ci saranno problemi. Puoi scrivere anche al numero nel quale hai lasciato il messaggio stasera. Prossimo messaggio, il corteo di domani da chi è organizzato? Perché ci sarebbe un corteo di protesta
alle 18.30 sotto la curva est del vecchio comunale, non so organizzato da chi, chi sa dirmelo? E se si farà? È un corteo spontaneo, quindi non c'è nome e cognome. Ok. Scusate, una veloce, che sapete voi o anche tu, Walter, ma chi è che ha rimosso quel bellissimo striscione che ieri era appeso al vecchio comunale? Io l'ho visto su WhatsApp, mi è bellissimo. Stato girato. Perché è stato? Che cosa c'era? C'era è offensivo? C'era, no, forse offensivo. No, divulgare forse è offensivo? Divulgare forse sì. È offensivo che invece non dire, parlo di offensivo, dire che parlo invece, di volgare. Dire invece che invece di fare il presidente era meglio che mi buttavo dal ponte, invece com'è? Com'è? Prossimo messaggio. Com'è, andiamo ingegnere, prossimo. Com'è, ingegnere? Non ho parole, scrive lo sceriffo. Guarda, questo non ho parole, l'ho letto, l'ho scritto, mi è rimbalzato dappertutto in questi giorni. Non ho parole. Prossimo messaggio. Iachini vattene, rivogliamo Campitelli. Ancora, se dice, un saluto, se dice che paga l'iscrizione e poi riconsegna la squadra al sindaco, non si sa se c'è una nuova proprietà. Se ci sarà dovrà pagare lui per giocare al Bonolis, ma ci rendiamo conto di cosa ha combinato questa persona? Io spero non lo faccia, altrimenti dobbiamo davvero preoccuparci. Il sindaco deve rendere pubblico l'atto di passaggio di consegne tra Cantagalli e Iachini. Il Teramo Calcio è stato tutelato? Un saluto. Io non sono un amministrativo, non so, però io credo che gli atti siano tutti pubblici. Non ci sono atti secretati o atti segreti, quindi chi ha interesse a leggere un atto pubblico, perché tale è, legge l'atto pubblico. Passa. Scusa, Ovatta, scusa, sì. Perché il sindaco a cui voglio tanto bene, però ha detto sempre per tutelare la Teramo Calcio. Sai allora che io... ottica? No, ha parlato per a tutela della Teramo Calcio. Non futuro. Entro nelle parole. Anche l'assessore allo sport Filipponi aveva detto non questa cosa. Non entro nelle... Allora, se abbiamo solo tutelato i documenti, abbiamo tutelato la Soleia, che a detta di Iachini è altra cosa, giustamente. Quindi, che significa abbiamo tutelato la Teramo Calcio? Perché secondo... papale, per giocare in quello stadio e trattare con Iachini, non penso che sia tanto facile. Prossimo messaggio, quando si parla di tutele si parla di tutele per il gestore. Ecco, allora, per la Soleia. Il gestore. Mi rivolgo idealmente al presidente Iachini. Caro presidente, una delle frasi che le ho sentito dire di più è questa. Nonostante tutto quello che ho fatto, molti mi remano contro e si dimostrano ingrati. Perché mi criticano? Guardi, caro presidente, che molte di queste persone... che a molte di queste persone lei non era simpatico anche prima che prendesse la squadra, è gente che l'ha conosciuta in qualche ambito e non l'ha trovata il massimo della simpatia. Non è che uno diventa presidente della squadra di calcio della città e magicamente diventa l'uomo più amato da tutta la comunità. Ci scrive, seconda pagina, grazie, in regia grazie, con la seconda pagina, non funziona così, quindi... Quello di cui parla lei, caro Presidente, non è ingratitudine, è semplicemente raccogliere per quel che si è seminato, ma è successo a tutti, è successo a Cerulli, a Romi, a Campitelli. Caro Presidente, iscriva la squadra e conquisti tutto il popolo teramano. Ci faccia ricredere tutti, dobbiamo uscire dal nostro provincialismo, dal nostro dilettantismo, ci aiuti lei a farlo, pochi possono elevare Teramo Sportiva e non al rango di città migliore di quella che è. Lei potrebbe essere uno tra questi. Bello questo messaggio di Arcadia, eh? Bello, bello. Ancora, grande Campitelli, ma il nuovo presidente pensava di fare soldi, per questo motivo ha preso la Teramo Calcio? Campitelli ha fatto vedere calcio per oltre 10 anni, cussù un anno forse. Chi vuole fa? Meditate, che vuol dire voglio continuare ma da una categoria inferiore forse, investo meno ma è importante che copro, meditate, Campitelli torna, signor Napolitani, i soldi sono finiti, ma quali soldi? È tutto un parafrasare in questo messaggio, ancora il prossimo, che senso avrebbe spendere tutti quei soldi per la gestione dello stadio per poi rinunciare alla C? E poi quelli con un ego così grande non accettano di uscire da perdenti. Ha anche le sue ragioni,
per pretendere aiuti dal territorio, ma i modi sono pessimi. Chiedo scusa. E l'empatia non sa nemmeno dove sta di casa. E questo è un handicap non di poco conto per un presidente. Leggiamo ancora, perché i protagonisti di questa sera siete voi. Marco V. Puntato, riconosco un solo presidente, Francesco Recinelli. Sdrammatizza, Marco? Ancora, prossimo messaggio. Cicillo e Blazevic, invece di programmare per diventare la prima società calcistica d'Abruzzo, vista la probabile retrocessione del Pescara, questo pensa a non iscrivere e a far scomparire la squadra. Ma ancora, ci vuole stampa corretta. Grande Iachini, sono con te, non dare ascolto ai gufi. Beh, ogni tanto esce qualcuno, Ancora, Serpentini, personaggio di grosso spessore, complimenti. Di Mattia Cristian, un abbraccio al presidente Recinelli, sempre pacato e riflessivo. Di Mattia Cristian sarà il firmatario di questo messaggio? Sì, perché sì, sta in mezzo, no? Vabbè, ancora, nell'intervista con il teramano Massimo Profeta, mio amico d'infanzia in via Urbani, anni 70, il presidente Iachini dice di ripartire da una categoria inferiore con i giovani e, dopo aver buttato alle ortiche una Lega Pro prestigiosa, chi pensa che seguirebbe il Teramo? Quanti spettatori farebbe quel Teramo? Quanti abbonati? Io ho visto la prima partita del Teramo nel 68, avevo 6 anni e ho sempre tifato solo Teramo, niente Serie A, solo Teramo. Da 20 anni sono abbonato in tribuna. Andiamo avanti. Per 5 consecutivi ho avuto l'abbonamento numero 5, un anno solo sono riuscito ad avere l'abbonamento numero 1. Ho una mia poltroncina, ma non so nemmeno che numero sia, vista che mi piace vedere vivere la gara a livello campo, quindi all'Alfredo praticamente. Insomma, un tifoso da record. Ebbene, io quel suo Teramo di giovani in una categoria inferiore, dopo un'assurda mancata iscrizione, non la seguirei. A me mi perderebbe, non c'è riuscito nessuno, nemmeno lo scandalo Savona, ci riuscirebbe lei, caro presidente Iachini. Spero solo si tratti di quell'istinto tipico di alcuni uomini di creare problemi per poi risolverli, come quello che ti butta sotto una macchina ma un attimo prima dell'impatto fatale ti salva la vita. Ancora. Ma scusate, in tempi non sospetti il DG Iaconi forse ha sempre respinto il presidente Iachini sarà, ha sempre respinto aiuti, adesso lancia allarmi di aiuto, ma non capisco, secondo me il signor, ecco era il signor Iachini, ha pensato tiro fuori 4-5 milioni di euro, tanto vado in Serie B e ne intasco 10, colpo non riuscito, consigliato male da due volponi. Saluti da Roberto il Turco. Roberto il Turco è clamoroso. Grande Roberto, non lo conosco. Mi piace sia il nome sia quella che ha scritto. Roberto il Turco. Sì, sì. Allora, un'altra decina ne leggo prima della fascia pubblicitaria ultima, va bene? Buonasera, ascoltando le parole del professore, avendo vissuto in Viano dei Lucidi, ho rivissuto la mia giovinezza ricordando Aldo, Palantrani, Diego, Ioannoni, ma vi ricordo che dietro il palazzo ci abitava Spumone, Ioannoni Spumone e Gabriele, grande e Gabriele Ioannoni, grande portiere. Forza Teramo, forza Teramo. Non li conosco tutti, cioè Spumone sì. Spumone sì, ma pure Ioannoni, la mezzala forte in campo. È meno forte allo stadio, però si conosce la spuma, che è un'altra cosa. Roberto, la spuma, buonasera, chi non conosce il questa conosce persona spuma, non ha cosa. Scusanti, ha allontanato tutti e tutto, se poi ti contorni di gente del calibro di Acronzio, Iaconi, Di Mascio, il dado è tratto, mi auguro vivamente di cuore che se ne vada altrove, sempre Forza Teramo, scrive Roberto. Ancora, credo che Iachini stia bleffando, perché è un vanesio, ma sta tirando un po' troppo la corda, anche perché non avrà nulla da guadagnarci. Lui dice di essere un imprenditore, quindi sa che conseguenze potrà avere
la non iscrizione. Si toglierà i contratti pesanti, ma non potrà iscriversi in D. I suoi legali sanno queste cose, a me sembra solo, non solo di soci, sponsor e aiuti economici, ma anche di consulenti tecnici ed amici. Dai, Presidente, iscrivici, punta sui giovani, e anche se il prossimo anno retrocederemo, non te ne faremo mai una colpa. Apprezzeremo comunque la continuità, scrive lui di giù. Walter, non ti pare che tutti questi accadimenti problematiche di Achimis siano anche da brevetto? Potrebbe anche brevettare questo. Sarebbe un'entrata, no? Visto che andiamo in cerca di entrate. È da brevetto. No, sono un po' preoccupato invece dal tenore, comprare una bottiglia di vino e diventare a stella. Tenore dei messaggi, insomma, tranne uno. Una cosa bella. È inevitabile. È inevitabile. Cioè, dichiarazioni del genere non possono portare comunque ad applausi. Questa nuova società aveva un esercito di tifosi a sua disposizione. Con tanti tifosi entusiasti, veramente potevamo creare un qualcosa di importante insieme. Presidente, ma lui per aiutarlo questo progetto. Io l'ho detto l'altra volta, lui gode quando si parla male di lui. Ma io questo non lo so, io gli spero di stare accendendo l'attenzione. Spero di no, perché il tenore lui quando nessuno lo cemento, l'ho detto, si sputa in auto e si incazza con chi ha sputato. Il tenore perché dei messaggi. Deve, così, gli piace, sta accendendo l'attenzione. Il tenore dei messaggi, ti rendi conto, sennò nessuno più lo calcola, capito? Il tenore dei messaggi, purtroppo, rispecchia quello della piazza completamente. Purtroppo adesso siamo a un livello veramente basso di... come si dice, tu pensa di stanotte entusiasmo. Come gode stanotte e domani come può godere sapendo Alfredo Napolitano, vabbè, mi odia, ma tu tutti dici quelli stanotte, sti strozzetti, questi qua, capito, che bevono l'acqua a mezzanotte, che andranno a lire e scrive la squadra in dorme, la Napolitano sa se fai, c'è Maregone, se fa le fotografie Nardo lo manca la casa con Lucania perché non vuol venire per non sapere che succede, e lui gode fatemi e all'ultimo secondo che fa pubblicità, perché poi quelli che scriveranno Napolitani giovedì sei un gufo, no? Perché tanto così è, no? Quei 64 che hanno. Poi però, carissimi 64, ci dovremmo sapere per i fino a settembre che gioca la Beretti. Allora dico, siccome si parla male del giornalismo Teramano, no? Ma non me lo voglia Profeta, che è anche Teramano, ma caro Massimo Profeta, no? Siccome sei una persona anche di spessore, io penso che quando si intervista qualcuno, spesso anche io vengo ripreso perché sono un ignorante, casomai Walter no, manda la pubblicità e non mi fa parlare più, ma questo che spesso e volentieri, no, viene da te e dice non iscrivo la squadra o gioca la Beretti, caro Massimo, ma anche per aiutarlo, perché quando uno sta in difficoltà lo può regresci, che è ignorante in materia, va aiutato, no? Casomai dire, senta Presidente, forse, no, perché qua se no si critica sempre che Walter Cori l'anno scorso ha detto che ha sbagliato a non confermare Infantino. Questo è uno stronzo, e Massimo Profeta, grande Profeta, ci sono andato anche a scuola, e no Profeta, perché Profeta, se si fa lo giornalismo, quando uno dice una stronzata, vedi che a me non mi inviti, perché tutte stronzate dico, ma anche se la dice Iachini, va corretta, perché si aiuta, come ha detto il filosofo scienziato, ma non in senso vero, no, del filosofo che abbiamo a Serpentini, Serpentini, no? Che la critica, anche il giornalista, la deve fare, no? Perché aiuta anche il povero malcapitato. Questo povero disgraziato. Fatemi leggere quello che dice. Fatemi leggere altri messaggi, poi andiamo in pubblicità, poi la conclusione della serata è vostra. Castelnuovo Teramo, che spettacolo. Non si giocherà mai Castelnuovo Teramo l'anno prossimo. Per fare calcio ci vogliono imprenditori veri che sappiano convivere con i tifosi veri. Onestamente Teramo non può pretendere molto. Spero di sbagliarmi. Che messaggio questo. Ciao Walter, all'inizio dell'anno ti rimproverai, scrive Mauro, poiché vedevo il tuo astio, addirittura no, astio no, verso Iachini. Andatevi a rileggere un editoriale che pubblicavo a giugno dell'anno scorso. E con il senno di poi avevi ragione. Ti chiedo scusa per aver giudicato una guerra tua verso questa persona, mai stata guerra infatti. Avevi ragione e come sempre hai dimostrato professionalità. E soprattutto ti do merito per aver detto sempre la verità, cose che mi hanno sempre fatto credere di te un'ottima persona. A proposito, l'altra volta non mi sono firmato per dimenticanza e non per altro. Scusami di nuovo, scrive Mauro. Mauro, io ti ringrazio di tutti questi complimenti. Ci tengo a dire però che io non ho combattuto nessuna guerra, né la combatto oggi, anzi io mi auguro davvero che Iachini dopodomani faccia portare i documenti a Firenze,
si iscriva alla squadra, si parta con una nuova stagione, si correggano gli errori passati e mi dai anche spunto per invitare formalmente Iachini a Supergol. L'ho già detto in apertura, l'ho già fatto due volte mandando dei WhatsApp vani perché nessuno mi ha risposto, però l'ho già fatto due volte, adesso lo voglio fare anche pubblicamente, sperando che fra 7 giorni ci sia una situazione completamente diversa in città e si ponderino bene gli errori nostri, gli errori suoi, gli errori degli altri, per non commetterne in futuro. Lo farò in settimana. Ancora un messaggio. Grandissimi, Bragalenti e Recinelli, immenso Alfredo, Arcadia in Bostà, Arcadia dal mare, me lo immagino col telefono sul lungomare, in streaming a seguire Supergol, così me lo immagino. Arcadia ti conosce, Iachini, sogna pure te. Il club biancorosso tutto l'anno è stato zitto, pure dopo la storia del museo, per paura di andare in contrasto con Iachini? No, paura, non penso sia paura. Beh, risponde il Presidente. Non è né paura né paura di contrasto, soprattutto, perché era, come ho detto prima, una valutazione di appoggiare comunque un progetto che ci era stato spiegato. Potrebbe non averti ascoltato prima. Sì, che quel locale, destinato al museo, era destinato ad altro. Era destinato ad altro e faceva parte del progetto, di un conto comunque che serviva ad alimentare l'aspetto sportivo della squadra. Ovviamente il club, di fronte a queste considerazioni, ha fatto un passo indietro, ma non è né per paura e né per piaggeria, per qualsiasi altra cosa. Il club ha ritenuto, perché noi siamo il club biancorosso, un club di tifosi, non ostacolare il processo. Okay. Non è paura. Ma è chiaro il concetto, forse il telespettatore non aveva ascoltato queste tue affermazioni all'inizio. Ancora 3 o 4 prima della pubblicità. Ma tanto, ora, se per assurdo iscrive la squadra, ma chi ci va più allo stadio con un personaggio del genere? Campitelli lo ha fatto per più di 10 anni con 1000 difficoltà, onore a lui. Per essere precisi lo ha fatto per 11 anni, siccome tutti dicono più di 10 potrebbe significare anche 100, 11 anni. Oh, che ci è successo a noi, scrive Marcello, per fare propria una frase epica nata da un super gol di moltissimi anni fa di Francesco Marcozzi, che saluto. Io ho abbonato deluso da questa società, gli è stata data massima fiducia e il presidente che fa dice che non iscrive la squadra. Complimenti al presidente. Noi tifosi ci accontenteremo di vedere il Teramo anche in prima categoria. Ho un solo rimpianto, Luciano Campitelli, lui sì che era un tifoso e non solo un presidente, scrive Ennio da Torricella. Complimenti a Walter per la trasmissione, grazie, grazie Ennio. Allora, saremmo già al termine, dobbiamo andare in pubblicità, poi andare, non prendiamo più messaggi, ringrazio la collaborazione dei tifosi, altri ne arrivano, andiamo in pubblicità, rientreremo in studio con la tornata finale. Per te che sei nato per esplorare il mondo e guardare le cose dall'alto, Active, il crossover Ford è anche Focus. Assetto rialzato e 5 modalità di guida selezionabili per adattarsi a ogni terreno. Anticipo 0, 295 euro al mese e fino a 6.000 euro di eco incentivi. Il Diva Team è una giovane società di consulenza e servizi nata nel 2019 e formata da 7 professionisti seri e preparati specializzati in brokeraggio assicurativo, consulenza finanziaria e organizzazione di eventi. Ad esempio, avete una particolare esigenza in linea con i servizi che offriamo? Bene, contattateci e metteremo a vostra disposizione un sistema di consulenza personalizzato volto a trovare assieme a voi la soluzione più efficace al miglior prezzo. Ora vi presentiamo i nostri professionisti.
Arianna Di Francesco, specialista in cauzioni, fideiussioni e rami speciali. Martina Sulpizzi, specialista in ramo vita e previdenza complementare. Gia Ciarrocchi, specialista in ramo infortuni e malattie. Moira Di Battista, specialista in tutela legale e cyber risk. Giuliano Rocci, specialista in responsabilità civili verso terzi. Ed infine io, Anna Di Basilio, specialista in ramo incendio, furto e rischi diversi. Vi aspettiamo presso i nostri uffici. Mi consentite di fare un augurio particolare, perché credo che lo estenderò a nome di tutti, perché mi è tornato in mente adesso un lampo. Mi ero scritto, devo farlo, l'ho dimenticato, lo faccio adesso. Auguri a Ludovica e Marco, Ludovica Giammarino e Marco De Antonis, perché un anno fa, il 3 di agosto, decisero di sposarsi. Bravissimo. E hanno già superato un anno, Quindi... Poi io tremavo per gli auguri. Cioè, cari auguri. Cari auguri, peraltro Ludovica mi sarebbe piaciuto vederla in televisione, Vita Natural Durante, ci ho anche provato, peccato di non esserci riuscito, non per colpa mia, lei lo sa. Oh, comunque scusa Walter, stasera i complimenti che sono con te che se li merita, ma i complimenti di Walter che avete mandato a Walter, a un certo punto si è sentito col tacca a spille, la coscia lunga. Ma vattene, uno, due. Io lo sto chiamando Yolanda, invece Walter. No, è uno. Yolanda De Rienzo. Cioè, ma dai, uno e due. Yolanda. Ma dai. Può darsi che tu veniva. Senti Gilberto, se non ti chiedo l'impossibile, se non ti lo so, ma mi è venuto in mente adesso, lui ha citato Yolanda De Rienzo. Ma perché è l'unico modo per avere gli acchini in trasmissione. E se ci rimandi quelle immagini di... E le immagini della presentazione del Teramo in piazza. Non serve che inquadri noi. Dallas. Noi parliamo, le immagini scorrono, perché nello scorrere quelle immagini, secondo me, riaccendiamo qualcosa. L'umore Campitelli, che i soldi che siamo spesi che la presentazione ci faceva fino a dicembre. Adesso, battute alla palla. Appena possibile scorreranno quelle immagini. Io voglio classificarle come essere beneauguranti. E mi piacerebbe che, se Iachini ci ascolta o ci ascolterà o gli riferiranno, prendesse in considerazione una cosa, che è la prima cosa da dover affrontare, risolvere, per la quale noi ci crediamo e pensiamo che pian piano poi si possa anche ricostruire un rapporto che oggi non è più il rapporto che era, così come fra qualche minuto vedrete in onda. Tu ritieni, Francesco, che sia possibile ricostruire, non dico il binomio che è stato l'estate scorsa, ma ricostituire, chiarendo degli equivoci magari, un futuro? Io sono preoccupato più per questo che per altro, perché calcio, come dicevamo prima, è passione e amore. Quando un amore finisce non verso la squadra, quando c'è questo tipo di rapporto. Tu ritieni che sia finito? Io sono preoccupato, perché oltretutto i messaggi che sono arrivati non sono proprio il termometro vero di quello che comunque si sente in città. Cioè peggio? Cioè in città sì. È molto più avanzata la cosa. Questi sì. Sono stati, anzi abbiamo letto delle cose comunque scritte in maniera educata, no? Quindi, però che comunque non rispondono a quello che è davvero il sentimento che si respira. Che si respira.
Cioè, riscrivere la squadra e però non avere più, non quella voglia di partecipare, perché noi andremo sempre per i colori del Teramo, l'abbiamo detto sempre, quindi non è tanto chi il proprietario e chi o meno, ma ritrovarci in una condizione sui generi di quelli dei tempi del Campitelli dopo il 2015, degli ultimi anni, diventa un problema oltretutto di immagine, e noi teramani siamo stanchi di questo. Quindi quello che più adesso io solleciterei al presidente Iachini è, oltre al fatto di, lo invito a chiudere questo tipo di interventi, comunque, ma già l'avevamo detto a suo tempo, ti ricordi l'altra trasmissione, noi dicevamo sì, a ciascuno il suo, a lui adesso faccia il presidente, ma dal 5 in poi riscritta la squadra, perché io sono convinto che è una follia, sarebbe una follia unica, ma anche a livello imprenditoriale, sì, non riscrivere completa, squadra, sì. Quindi insomma ci siamo capiti. E iniziare un percorso, anche avvalendosi di qualcuno, per cercare di ricompattare quello che è un ambiente, perché l'ambiente non è quello che si legge soltanto così o si vede, non perché la stampa, certo, però certo. L'ambiente è anche quello, è l'ambiente dei ragazzi, dei giovani, di coloro i quali non vengono qui in televisione. I 16 gradoni hanno fatto straordinariamente, ieri o l'altro ieri se non sbaglio, un comunicato. Sì. Capita una volta ogni tanto nella vita, almeno da parte loro. Quindi significa qualcosa. Gli hanno detto tenete ahi, scusate mo il termine. È chiaro che te ne devi andare, io non te lo dico. Ti dico soltanto, caro Presidente, e mi resta pure difficile a sto punto dirti caro Presidente, però voglio andare avanti ancora così, che quello che è l'impegno che dovresti assumere in più è proprio quello di riaprire un fronte con tutta quella che è la città, perché qua alla fine siamo tutti teramani. Non vorrei che adesso si rivendicava il fatto che prima ci ti si davano colpe, però non c'è nessun teramano, e quindi e qui invece il tradimento lo troviamo proprio da parte di un teramano. Questo non ce lo saremmo mai aspettati. Mi auguro che sia stata una defaianza così, un momento per creare comunque interesse, per vedere se si poteva sollecitare qualcosa. Però se possiamo evitare atti, interviste e qualsiasi altra cosa del genere, ti pregherei proprio di farlo, perché non porta nessun tipo di profitto, né a te e né tantomeno a noi, ma tantomeno a quella che, non parlo di una storia, parlo della città di Teramo, che ha già subito troppo. Quindi ti prego, per cortesia, insomma, di cercare. Noi ce la metteremo tutta. Adesso con Peppe noi non ci siamo mai raffrontati più di tanto, perché siamo andati sempre a braccio. Io invece mi riprometto adesso di sentirlo più volte, per cercare di anche di ricompattare un po' questi che sono i rapporti fra di noi, non perché non ci sia, proprio perché ognuno viaggia. Però a questo punto serve davvero una particolare unità fra di noi. Bravo Francesco, bravo. Poi, dopodiché ci auguriamo, insomma, che questa storia cerchiamo di seppellirla e di non trovarcela più. Se questo non dovesse essere, io non voglio andare oltre. La tanto bistrattata Teleponte, che non era ancora la Teleponte di oggi, era l'unica emittente sotto quel palco, in condizioni disagiate, a filmare l'integrale di quella serata. Lo ricordo per chi l'avesse dimenticato. Presidente. Innanzitutto accolgo con piacere è bello le parole di Francesco. Molto profondo. Molto comunque profondo. Noi abbiamo un interesse comune, che è quello del Teramo Calcio, del creare entusiasmo attorno alla nostra squadra. Ovviamente quando viene meno qualche elemento, il nostro impegno deve essere maggiore per sopperire laddove, ecco, ci sono delle mancanze. Presidente, io posso solo ribadire che il calcio è fatto di sentimenti, tanti sentimenti, probabilmente è l'aspetto, diciamo, dove il sentimento la fa un po' più da padrone, perché il tifoso è un passionale, il tifoso è uno che lascia la famiglia, si fa 1200 km per andare a vedere il Teramo, andate e ritorno una domenica. Quindi c'è molto di irrazionale in questo discorso. Lui è molto pragmatico, no? Lui, che anche è anche giusto, poi per certi aspetti probabilmente questo approccio serve. Però questo approccio presuppone
la perfezione, ovvero vincere e basta. Non sono concessi errori. Invece un'empatia con la gente, un atto di condivisione può aiutare anche a superare gli errori. Tanti errori con l'unità di intenti vengono perdonati. Con la supponenza anche il più piccolo errore viene rimarcato. Quindi io lo inviterei a fare un po' un esame di coscienza. Questo anno è stato per lui un anno probabilmente difficile, catapultato in un mondo dove non ne conosceva i contenuti probabilmente. Chi lo ha affiancato quasi sicuramente tutto non gli ha detto, ma per dimenticanza o per colpa, io non entro nel merito. Però credo che lui abbia capito da solo che ci sono delle situazioni che non possono prescindere. Un presidente, una squadra e una città non possono viaggiare su tre binari separati. Non si arriva da nessuna parte, nessuno arriva da nessuna parte così. Quindi io lo inviterei a riflettere, lo inviterei. L'iscrizione è un atto, ripeto, che mi auguro che lui rifletta in maniera importante su questo aspetto, però non è il solo, perché se vogliamo costruire veramente qualcosa di importante, da solo, come oggi, non può andare da nessuna parte. Bisogna ripartire proprio da lì, cioè dall'after day, dal giorno dopo l'iscrizione. Dal giorno dopo l'iscrizione dovrà essere un altro approccio. Esatto. La tifoseria lo ha già dimostrato che se sollecitata a dovere, non con i risultati, parlo di entusiasmo, parlo di progettualità, parlo di visione. Lui è un imprenditore, quindi le sue visioni sono sicuramente più oltre rispetto a quelle di un semplice tifoso. Quindi, così dovrebbe essere. Così dovrebbe essere e confido che lo sia fino alla fine, perché abbiamo un'opportunità, quello che dicevo l'anno scorso. Rischiamo di farcela scappare dopo 12 mesi. Una valutazione dopo 12 mesi, un imprenditore di quel calibro non può farla dopo 12 mesi. Ci vogliono almeno 3 anni per valutare una situazione del genere. Una presa di posizione così dopo 12 mesi mi sa più di istintivo. È un presidente di una società di calcio che vuol fare grandi cose, non può essere un istintivo. Deve essere un razionale, anche un pragmatico, ma deve soprattutto capire gli errori molto prima degli altri. Io confido in questo. Grazie Presidente. Alfredo. Che dire? Tu stavi rivedendo quelle immagini, per esempio, no? Con quale stato d'animo? Allora, quelle immagini mi accomunano le scuse che ti porgo io, ma parlando con la gente in giro, tanta gente vorrebbe chiedere scusa a Walter Cori, il nemico del nemico, e a Teleponte. Ma non perché qui adesso stiamo sannando, perché questa sera il professor Serpentini ci ha dato una lezione di come si fa giornalismo. E abbiamo visto il giornalismo come si fa a Rete 8 e come si fa in questo caso a Teleponte. E quindi rimproverare, tra virgolette, criticare, che casomai un campionato con la Beretti non si può fare avendo 24 contrattualizzati, altrove non si fa per paura che poi non viene più. Qui invece casomai si sarebbe fatto, perché è giusto che sia così. E quindi io ti chiedo scusa perché in passato non ce n'è bisogno. Qualche scherzo l'abbiamo avuto, quindi sì, faccio contento anche quel cretino che mi scrive in continuazione, che dice che ho l'Alzheimer. Io non lo auguro alla mamma e neanche a lui. Che dire, questa sera e ieri, avanti ieri, siccome si parla di territorio, siccome questa città viene continuamente offesa, perché noi siamo sempre quelli di, una volta di Serie B, ma no, voi ci ha detto che siamo anche da promozione. Io sono un tifoso, parlo della tifoseria, qui ho due, non li chiamo presidenti perché, ripeto, lo zucchero con la cannella non va mischiato. Ho due capi popolo che sono Bracalenti e Recinelli, e li ringrazio per lo stile e per le parole che hanno detto adesso. Soprattutto alla in questa fine, parte finale. Stati brevissimi. Come ringrazio per la signorilità, e mi fermo qui, signorilità perché io non sarei stato signorile, nei confronti dei 16 gradoni e dei vecchi pivieri che fanno parte della cultura della tifoseria teramana, perché il tifoso del Teramo è questo, il tifoso del Teramo
può criticare, non odierà mai, ma alla fine riesce anche a perdonare, perché noi, caro Presidente, siamo l'unica società di calcio, l'unica tifoseria che non è mai vissuta di sotterfugi, di imbrogli con la Lega Calcio. Noi siamo in Abruzzo forse l'unica società che non è stata mai ripescata, l'unica società che quando è dovuta ripartire rispetto alle altre è ripartita dalla promozione. E che ha avuto la sfiga di perdere sempre i playoff. E il nostro stile è quello che stasera, cominciando da Recinelli, cominciando da Bracalenti, con il fuoco nelle vene, perché non lo danno a vedere, ma hanno il fuoco delle vene e hanno dietro una tifoseria. Io a casa mia ho mia moglie e mio figlio, finito là, da badare. Stanno cercando di averle fatto capire, ma anche i 16 gradoni, perché casomai se io ero uno dei 16, forse sarei tornato scortato da qualcuno a casa. Gli hanno dato una lezione di stile, di vita, che forse lei non ha dato. E quindi io che cosa le devo dire? Siccome lei è un bastian contrario, e so che a me non le sono tanto simpatico, io le auguro di non riscrivere la squadra, che lei solitamente fa l'inverso. Io veramente spero che lei non mi iscriva alla squadra. Ringrazio tutti, il pensiero di tutti, rispettiamo il pensiero di tutti, la rabbia dei tifosi. Scusa, posso dire una cosa? Domani per chi può, questa alta lezione di vita, perché per sentito dire, ci sarà una riunione dei tifosi del Teramo, perché tifosi sì, anche quando non c'è il calcio. Domani ci si riunisce per stare tutti assieme, perché il tifoso del Teramo riesce a gioire, a raccogliersi anche senza calcio. Qualcuno ce lo può privare, ma noi riusciamo a riunirci anche senza calcio, per stare e ritrovare almeno tra di noi un'unione di intenti che avevamo un anno esatto fa, e qualcuno con doppia, tripla, quadrupla personalità ci ha fatto perdere. Ma domani la riacquisiremo in modo pacifico. Piacerebbe esserci se fossi bene accolto, quindi se tu sarai lì, se voi sarete lì, io mi piacerà esserci, però non so la stampa come vista. Tante volte ne ho fatto parte, altre volte sono stato con i modi giusti tirato fuori, quindi a me piacerà esserci. Poi se sarà possibile ci sarò anch'io. Però vi volevo ringraziare comunque, perché questa non era una trasmissione sicuramente standard, no? Che non era facile. Non è stata facile, l'avete resa facile voi, perché siete stati bravi, seppur nell'amarezza del momento, nell'esprimere quelli che sono i vostri pensieri, che poi ahimè coincidono più o meno con quelli dei tifosi che hanno seguito Supergol, anche se Francesco aggiungeva: ti assicuro che c'è anche ci sono anche pensieri peggiori di quelli che abbiamo letto questa sera. Ecco, io mi auguro che di tutto questo, mentre forse non è stato giusto incoronare re, non per una notte, per molto tempo, il presidente del Teramo Franco Iachini, credo non sia giusto oggi, dopo una serie di incidenti di percorso, classificarlo come uno che in questa città a oggi non ha fatto nulla. Ha fatto tanto, ha sbagliato tantissimo, fino alla fine ha sbagliato, però nella vita si sbaglia. Come no? E siccome nella vita si sbaglia, ammettere un errore, fare un passo indietro, anche se grave, anche se gravissimo, fare un passo indietro, iscrivere la squadra e magari avere degli atteggiamenti, sto facendo la paternale, non la voglio fare, ma insomma dico la mia, avere gli atteggiamenti un po' migliori nei confronti del prossimo, un po' migliori dico, non ho detto che sono cattivi, diciamo un po' migliori, può agevolare a ristrutturare, non dico ricomporre, ma a ristrutturare un rapporto che oggi, non per colpa della città, sicuramente non per colpa della stampa, se si è rotto perché si è sbagliato da una parte. Quindi, primo punto, iscrivere il Teramo al prossimo campionato di C. Secondo punto, un progetto diverso dai progetti faraonici cui è abituato il presidente del Teramo, un progetto di risanamento del rapporto che sia anche lungo, anche medio-lungo, ma che riporti Teramo a rivivere l'estate dello scorso anno, perché quell'estate lì,
in questa non la ritroveremo, a prescindere dai programmi, a prescindere dall'iscrizione. La prossima estate non sarà quella estate, quella che avete rivissuto in qualche momento sul finire della trasmissione. E allora proviamo a ritornare in quel clima di assoluta euforia che coinvolse la nostra Teramo, alla quale vogliamo bene tutti. Noi vogliamo bene al Teramo, Franco Iachini, sappilo, non meno, non dico più, non meno di quanto possa voler bene al Teramo lei. Questo non lo dimentichi mai. Stampa, tifosi presenti, tifosi assenti e tifosi che non erano d'accordo con lei per questi ultimi fatti questa sera. Io ringrazio la nostra regia per il supporto, come sempre unico, che ci dà. Speriamo di non dover fare un super goal special giovedì, speriamo proprio di no, e quindi ci ritroveremo nello standard lunedì prossimo, perché va portato a termine un lavoro iniziato nel mese di luglio dello scorso anno. Sono passati, siamo al 14° mese di programmazione. Grazie a tutti. Wow.